Alcuni credono che sia possibile costruire un intero mondo attorno a una bugia. Ma che razza di mondo sarebbe? Se vuoi costruire il tuo mondo su una bugia, allora preparati a pagarne le conseguenze. Non puoi rifiutarti di farlo. Sì, guarda, no. Ma sono 2 anni che sei il presidente del consiglio studentesco e quest'anno non vuoi candidarti, perché? Sì, e sei anche il miglior presidente che abbiamo mai avuto e vogliamo che continui ad esserlo. Ti prego. Ragazze, ho detto di no. Ragazzi, non è ancora iniziata la campagna elettorale e già state litigando. Ascolta, Jake, se non vuoi farlo, non ha importanza. Lo faccio io. Questa è un'ottima idea. Alan sarà il vostro candidato. Davvero? Sì. Jake, sarai tu a farlo. Sono stata chiara? Fragranza delicata. Morbido, puro. Puoi usarlo tutte le volte che vuoi, perché fa bene alla pelle e... non è irritante per i tuoi occhi. Sono gli occhi! Aspetta, stop! È la decima scena che rovina! Lo so, va bene, non deve preoccuparsi, adesso ci penso io. Qual è il tuo problema? È possibile che non riesci a concentrarti? Io sono concentrato, ma di che cosa è fatto questo shampoo di acido? Ti avverto, la pubblicità dovrà essere pronta per oggi. Va bene, va bene. Non vedo niente! Basta! Calma, ti aiuto io! Decidí y hoy te vas. No más dolor, no más llorar. Llego al final. Ya no hay nada que decir. Abrí mi puerta y corrí hasta sentir que estaba lejos de ti. Se terminó. Ya no va más. Come te lo devo dire che non voglio candidarmi come presidente? Vuoi ragionare? Tu ti sei sempre candidato alle elezioni, non puoi rifiutarti. Beh, al nuovo Jake non importa niente del consiglio studentesco. Blake, non possiamo lasciare che vinca Alan. Lavorerebbe solo per suo padre. Non difenderebbe i nostri diritti. Aspetta un attimo. Deve pure esserci un altro modo per risolvere questa cosa. Sì, prova a chiamare Jake e senti cosa ne pensa. Questo puoi farlo. Fragranza delicata. Morbido. Puro. Puoi usarlo tutte le volte che vuoi, perché fa bene alla pelle. Ah, come brucia! Stop! E adesso che c'è che non va? Questo shampoo sembra fuoco liquido. Mi sento come se avessi la testa in fiamme. Signorina, per favore, questo shampoo è stato testato da autorevoli dermatologi. È una minaccia per la salute. Non farò il testimonial. C'è una telefonata per te. Possiamo parlarne in privato? Pronto? Sì, certo. Prego, mi segua. Certo che voglio che ti candidi per me, ma che genere di sfide intendi intraprendere? Che genere di sfide intendo intraprendere? Non so, magari corsa coi sacchi o in bicicletta. Posso battere Alan in qualsiasi gara. Non mi riferivo a quello. Cerca di essere limpido. E mi raccomando, non fare mai promesse che al mio ritorno io non possa mantenere. In poche parole mi stai chiedendo di non mentire? Esatto. Non voglio nessun imbroglio, né manipolazioni. Cerca di non deludermi. Perché io, per non deludere te, sto perdendo la pelle per lo spot di uno shampoo orribile. È del tutto fuori di testa. È una follia. Vuole che io faccia una campagna onesta, senza bugie, imbrogli e manipolazioni. Io lo so cosa dobbiamo fare, ascolta bene. Vincerai queste elezioni senza bisogno di mentire. Cosa? Potresti essere più chiara, per favore? Beh, è molto semplice. Tu non vuoi farlo, Jake non vuole mentire e la tua amica Annie ha avuto un'idea perfetta per vincere questa campagna. Andiamo. Oh, incredibile! La testa è completamente irritata. Forse sei allergico allo shampoo. Questa cosa non è uno shampoo, è un solvente. Non posso pubblicizzarlo. È solo una truffa. Io non posso ingannare i miei fan. Sono così felice di sentirti parlare in questo modo. La tua influenza sui fan è talmente grande che se pubblicizzassi i prodotti scadenti smetterebbero di amarti. Sicura di volermi far dire questo? Certo che sono sicura. Non è nient'altro che la verità. Dai! Forza, Jake! Cari amici,
Vi ringrazio per aver pensato anche quest'anno a me per la presidenza del consiglio studentesco. Sapete, ne ignoro il motivo. Cosa vi spinge a volere me come vostro rappresentante? Perché tu sei il migliore, Daisy! Vi siete resi conto che l'anno scorso non sono riuscito a realizzare niente? Non hanno neanche pulito il laboratorio. Non sono nessuno e non ho alcun potere. Niente potrà migliorare in questa scuola, perché sia il presidente che i membri del consiglio sono solo burattini nelle mani del direttore. È lui a muovere i fili. Non preoccuparti, calmati. È solo una perdita di tempo. Lascialo parlare. Onestamente io non voglio farlo. Bravo! Allora, cosa ne pensi? Voteranno per me o cercheranno di farmi fuori? Beh, lo scopriremo presto. Tutto è possibile. Almeno non hai mentito. Questo shampoo può far del male a molte persone. E io non ho intenzione di essere complice di questa frode. Mai e poi mai. Sarà meglio che sistemiate le cose con il ragazzo o non avrete la vostra parte. Come la vostra parte? Per caso voi prendete una provvigione su questo lavoro? Ma che dice? No! No! No, no! No, no, quando diceva non avrete la vostra parte, lui intendeva dire il budget che è previsto per i tuoi diritti d'immagine. Blake, noi vogliamo che tu sia sempre in voga e la pubblicità è perfetta per questo. Dove stai andando? Devo andare al bagno. Non mi resta che chiamare il mio avvocato. No, 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 signori, vi prego. Dobbiamo mantenere la calma. È tutto sotto controllo. Blake tornerà presto. Con il discorso che mi hai scritto, sono più che mai certo che nessuno voterà per Jake. Jake, devo dirtelo, sei stato incredibile. Sei stato così onesto. Hai detto quello che tutti pensiamo, ma che nessuno ha il coraggio di dire. Sì, quello che hai detto ci ha lasciato senza parole. Ottimo lavoro, presidente. Ciao. Che cosa ti avevo detto? Nessuno può sapere come la gente reagirà al tuo discorso. Non ne sarei così sicuro. Alan parlerà tra poco. Potrebbe sempre convincerli a votare per lui. Io voglio le unioni e non le divisioni. Medierò tra le parti per creare maggiore coesione nella scuola. Non saremo più semplici compagni. Saremo fratelli e sorelle. E questa scuola sarà la nostra casa. Alan, mettici più energia, fa qualche promessa. Le elezioni si vincono facendo promesse che non verranno mantenute. Forza! Io vi prometto quote di iscrizione basse. E vi garantirò maggiori fondi per lo sport, sì. E anche più gite e molte meno visite all'ufficio del preside. Fidatevi di me, mio padre lavorerà per tutti noi. Ah, come menti bene. Sì, sei un genio. Chiedo scusa. Cosa ci fai qui? Non lo vedi che questa è una conversazione privata? Beh, mi dispiace, io volevo solo dirvi che Blake se n'è andato. Cosa? Vedete, lui se n'è andato senza dire a nessuno dove fosse diretto. Mi dispiace. Non preoccuparti, figliolo, vincerai tu. Come fai a saperlo? Perché ho imbrogliato. Prima ho messo dei voti falsi a tuo favore nelle urne. Jake avrebbe bisogno del 100% dei voti per vincere. Ed è impossibile che lo ottenga dopo quel discorso ridicolo. King! Un attimo di attenzione. Ho qui i risultati delle elezioni. Il nuovo presidente del consiglio studentesco del liceo Kingdom è... Jake Foley! Cosa? Ho un'idea. Potremmo dipingere gli armadietti di verde. No, 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 no. È molto meglio l'arancione. L'arancione? Sembreranno degli squalabos. Il verde è meglio. L'arancione non funziona. Va bene, mettiamo ai voti. Ascoltate, alzi la mano chi vuole gli armadietti verdi. Oh. Molto.
Molto bene. Chi vuole gli armadietti? Questo è ridicolo. Non ho pazienza per queste cose e comunque non ho affatto intenzione di perdere tempo con tutte queste sciocchezze. Rinuncio. No. Tu hai promesso a Jake che se ti avessero eletto senza imbrogli saresti stato presidente, quindi ora siediti. Non ha senso dipingere gli armadietti di verde. È un va bene, ragazzi. Ascoltate. Forse dovremmo pensare a qualcosa di più importante del colore di quegli stupidi armadietti. Che ne dite? Finalmente qualcuno che ragiona. Paloma, hai qualche suggerimento valido per migliorare questa scuola? Ma certamente. Questa scuola ha assolutamente bisogno di nuovi pompon. Le ragazze non possono più continuare ad agitare quegli stracci. Ma dove vai? Mi trasferisco su un altro pianeta. Siete completamente pazzi. Questa è una cosa seria. Lo vuoi capire che il presidente del consiglio studentesco ha delle responsabilità? Non dovevi andartene via in quel modo. Se vuoi farti passare per me, d'ora in poi dovrai comportarti diversamente. Ho provato a fare il presidente, evidentemente non sono capace. Forse dovresti cercare di maturare una volta per tutte e capire che spesso le cose si devono fare anche se non ci va. Ah, davvero? Senti da che pulpito. Non sei tu quello che ha abbandonato il set perché lo shampoo lo faceva piangere come un bambino, poverino. Non lo capisci che sono due cose differenti? Sì! Lì si parlava di un contratto firmato e di molti soldi. Sì, soldi che andranno dritti dritti nel conto di Miranda e Bruno, ecco la verità. Di che cosa stai parlando? Parlo del fatto che ti stanno imbrogliando. Quei due ti stanno derubando, Blake. Ti ho già detto che non devi permetterti di parlare così dei miei amici. I tuoi amici ti stanno ingannando, devi svegliarti, amico. Ehi, basta litigare, nessuno ascolta l'altro. È vero, lui sente solo quello che vuole. E tu perché non mi ascolti? Perché sei troppo occupato a risolvere un crimine che non è mai avvenuto? Chi ti credi di essere, Sherlock Holmes? Ora basta! Avete due opzioni. O tornate alle vostre vite interrompendo questa farsa, o imparate ad accettare il vostro modo opposto di concepire la vita. Che volete fare? Io non voglio tornare ad essere Blake. E io non voglio tornare ad essere Jake, va bene? Perfetto. Se volete continuare questa farsa, dovete imparare ad accettarvi. E a rispettare le scelte di ognuno. Sì, ma... No, qui non c'è nessun ma. O imparate a fidarvi l'uno dell'altro come fratelli, o ritornate alle vostre vite. Ho riflettuto molto e sono giunto alla conclusione che non posso più adempiere ai miei doveri. Per questo ho deciso di rinunciare al mio incarico nel consiglio studentesco. Ma vorrei proporvi un'altra persona che ha più capacità di me per questo incarico. Io propongo Annie. Cosa? Lei ha la forza giusta, lo spirito e il valore di cui ha bisogno il consiglio. No, io non voglio... Signor King, io suggerirei di ripetere le elezioni, lei è d'accordo? Ma certamente, Alan si ricandiderà volentieri contro questa ragazza. Ammetto che questo ragazzo è una fonte di ispirazione. È un leader. Un grande leader. Sì, Jake dice sempre la verità. Dice come stanno le cose e per questo noi lo rispettiamo molto. Sì, la chiave è essere sinceri. Bisogna essere onesti e chiari se si vuole ottenere il rispetto degli altri. Altrimenti ti gettano come spazzatura. Sei arrabbiata? Pensavo di farti un piacere. No, ma certo, grazie. La prossima volta non pensare. Chiedimi se sono interessata a candidarmi o meno. Credevo solo che fosse il modo migliore per... Il miglior modo di salvarti la pelle, perché come sempre stavi pensando solo a te stesso, ma non ti importa nulla degli altri. Come hai potuto mandarmi allo sbaraglio così? Ehi, aspetta. Anche tu mi hai mandato allo sbaraglio. È una cosa differente. Io non sono un impostore che si fa passare per un'altra persona. Perché non guardiamo il lato positivo? Questa bugia mi ha dato l'opportunità di conoscerti. Oh, e adesso cosa fai? Cerchi di adularmi, non provare a cambiare discorso. Annie, la scuola voterà tutta per te. Non mi candiderò. Cosa? Devi farlo, tu sei l'unica persona in grado di sostituire Jake. E poi saresti la prima presidente donna nella storia di questa scuola. Non sei contenta? Andiamo, siamo tutte emozionatissime. Se non lo vuoi fare per me, almeno fallo per le ragazze della scuola. Per favore. Va bene, mi avete convinto. Sapevo che non ci avresti deluso. Vado a dirlo a tutti. Fermati. Tu non immagini minimamente quanto io sia arrabbiata con te. Quindi ti consiglio di starmi lontano.